L'artista esistenzialista 25 novembre, per non dimenticare mai, è la giornata della violenza sulle donne. Io credo che sia un giorno molto molto particolare, fa riflettere non poco, anche un po' forse la giornata uggiosa, parzialmente uggiosa, un po' di scarico emozionale, se vogliamo, questi giornata languida, un po' il pianto delle donne per le sofferenze che tutti questi cazzo di santi giorni devono sopportare. In silenzio. E quindi nulla, ho buttato giù due versi, una digitalizzazione, una donna che urla, ci ho lavorato sopra. Ascoltate le donne, ne uscite sempre emozionalmente ricchi. Perché dico questo? Perché credo che poi una donna vada anche ascoltata, un pochettino come se noi prendiamo atto di un alberello su un terreno friabile, va nutrito, va un po' quindi arato a modo e probabilmente darà sempre i suoi frutti. Io credo che poi la donna la vedo come un arricchimento dell'uomo, penso che soli potremmo fare ben poco. Donna, donna non piangere, donna non essere turbata, nessuno ti può calpestare, nessuno può insinuare, non urlare te ne prego, non te lo meriti, credi a me. Alza quel telefono e chiamami quando vuoi, soprattutto quando piangi in silenzio perché non ti comprendono o quando ti sanguina il naso perché il tempo ti schiaffeggia. Donna, sei impalcatore vivente poiché nascesti da costola di Adamo e la vita prima o poi ti renderà merito e il dazio, credi a me, lo pagherà qualcun altro. Cosa vuole dire tutto ciò? La donna non vorrei mai vedere una donna piangere, a parte non vorrei vedere piangere nessuno, ma in particolare non vorrei mai vedere una donna piangere. Penso che una donna già abbia una vita di sacrifici, già dalla gestazione, dalla crescita di un figlio, faccio una vita abbastanza sacrificata. Perché farle piangere? Penso che non abbia senso. Sono una parte integrante di noi, una donna non deve piangere mai. Una donna va accarezzata con un fiore, forse è una frase fatta probabilmente, ma certamente mai maltrattata. Donna non essere turbata. Perché turbare una donna? Perché lasciarla turbata? Ha tanti pensieri, molto di più di un uomo, tanti in più. E quindi perché deve essere turbata? Non lo comprendo, non lo concepisco o quant'altro. Nessuno ti può calpestare, sì, perché alla fin fine penso che una bella rosa vada accarezzata e mai calpestata. Quindi perché calpestare? Nessuno può insinuare nulla, che non fai nulla, che non ti impegni, che non sei parte integrante di un contesto laddove cresci una famiglia o quant'altro. Perché insinuare? Chi insinua e cosa? Noi non siamo nelle condizioni di poter parlare. Non urlare, te ne prego. Non vorrei mai vedere piangere o urlare una donna, vederla soffrire e quant'altro. Quindi anche un po' come metafora, un po' a livello visivo, percettivo, un focus di riferimento, un tacco rosso piegato su se stesso è un'immagine che fa molto molto male. Non te lo meriti, credi a me. Sì, beh, certo, non te lo meriti, non è giusto, non te lo meriti, nessuno se lo merita, in particolare non se lo merita una donna, ripeto, che fa una vita di stento, una vita sacrificata. Questo il più delle donne, poi chiaramente il distinguo lo lasciamo a chi di competenza, ma il generalizzare ci mancherebbe. Alza quel telefono, chiamami, chiamami quando vuoi, soprattutto quando piangi. L'ascolto, l'ascolto è uno stato sofferenziale importante. Quando piangi in silenzio, perché tante donne, signori, non denunciano le loro sofferenze, piangono in silenzio, sperando qualche cazzo di cosa cambia attorno a loro, ma non cambia mai nulla. Gli organi di competenza non intervengono, se non quando scorre il sangue, tutto tremendamente vergognoso. Perché non ti comprendono qui, perché sono spesso, voglio dire, incomprese. O ti sanguina il naso perché il tempo ti schiaffeggia. Ecco, nel decorso del tempo c'è questo sanguinamento perpetrato nel tempo per stati sofferenziali reiterati, non soltanto fisici, anche emozionali, e quel telefono non si alza mai per paura di fare altri guai. Quindi soffrono in silenzio, il che è tremendamente assurdo. Donna, c'è un'impalcatura vivente, una struttura vivente, una struttura portante di ogni famiglia, è fondamentale, quindi fondamentalmente perché nascesse da costola di Adamo, parte integrante di un contesto dove c'è una crescita fisica, emozionale a tutti i livelli, e io credo che la vita prima o poi, diciamo, ti renderà merito, ti renderà giustizia, chi ha sbagliato pagherà come giusto che sia, il dazio lo pagherà qualcun altro.
Potrei aggiungere tante altre cose, ma in questo momento non mi sovviene nulla. Preferisco il silenzio, l'introspezione, una giornata che, ripeto, è abbastanza triste. Vorrei dei cambiamenti, diciamo, alti livelli, a livelli politici, governativi, dirigenziali, per quanto riguarda situazioni che non sono per nulla belle. Vorrei che la donna fosse un pochettino più stimata, rispettata, riverita, tutelata, tutelata. Tutelato, importante, e oggi questo non c'è ancora, e questo secondo me è tremendamente triste e vergognoso al tempo stesso. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.